Buonasera cari amici di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo al Foro Boario di Lucca per l'apertura stagionale della categoria esordienti ed allievi, perché al mattino la categoria esordienti è di scena con la Coppa Torre Guinigi, la seconda edizione, mentre al pomeriggio ci sarà ovviamente la classica Coppa Giuseppe Cei. Abbiamo visto nelle immagini anche alcuni addetti ai lavori come il dottor Antonio Stinchetti, Radio Corsa che sarà curata ovviamente da Piero Germelli, e poi abbiamo visto anche le staffette affidate al servizio scorta a Moto Guzzi di Prato. Qui un attimo anche nel dettaglio la varia misurazione dei rapporti, ricordiamo gara organizzata dal gruppo sportivo Capannori, nato esattamente l'anno scorso, anche se già nel 2021 Gabriele Matteucci con i suoi collaboratori aveva già iniziato ad organizzare delle manifestazioni, soprattutto nel comune di Capannori fu organizzata quella che era la giornata azzurra, con anche ovviamente esordienti allieve al femminile, mentre invece ci sono state altre organizzazioni. L'anno scorso c'è stato anche l'esordio con la Coppa Torre Guinigi qui a Lucca, e poi siamo passati chiaramente a questa seconda edizione, di nuovo l'affiancamento con la Coppa Cei. L'anno scorso la vittoria nel primo anno fu di Francesca Arduini, che era del team Coratti, quest'anno ha cambiato maglia, correrà con la maglia della Vangi Samaricambi, il Pirata, mentre nel secondo anno era stato della Ciclistica Bordighera Daniele Muratore a vincere. Quest'anno sarà nella categoria allievi all'esordio, e chissà, magari sarà anche lui della gara per la Coppa Cei. Intanto si stanno muovendo gli atleti, pensate, sono stati 70 gli atleti che hanno preso il via su 73 iscritti, hanno preso il via in questo momento, un via ufficioso, perché dal Foro Boario ci si sposta sotto il traguardo in località Monte San Quirico, dove ci sarà la partenza, tre giri totalmente pianeggianti. Nel secondo anno cambierà il percorso, ma lo diremo dopo. Abbiamo visto anche prima la giuria, presidente era Andrea Goti, abbiamo visto nelle immagini prima anche Pierluigi Castellani con Quinto Rocchiccioli del comitato provinciale lucchese, e qui ancora le immagini dei 70 atleti che hanno preso il via. Ovviamente formazioni che vengono, il team Coratti ad esempio, che parte con il numero 1, chiaramente vincitore il team Coratti l'anno scorso con Francesco Arduini, l'abbiamo detto. Poi formazione sia di qui, ad esempio extra regionale c'è anche l'Unione Ciclistica Foligno, ovviamente la Vangi, addirittura la formazione femminile della Vangi, la Vangi Ladies Cycling Team. In questa batteria c'è Roberta Cesaro, intanto Mario Pardini, sindaco di Lucca, che mostra la maglia che sarà indossata poi dal vincitore, con Gabriele Matteucci, presidente del gruppo sportivo Capannori, eccolo qui, cartello che indica 3. È Attilio Agnini che stava reggendo il cartello, con indica 3 giri da percorrere. Sono partiti ufficialmente 3 giri completamente pianeggianti, un percorso di 8 km da percorrere per 3 volte, infatti il chilometraggio finale indicherà 25 km e 200 metri, niente di più. Quindi insomma una prima gara per questi ragazzi che provengono dalla categoria giovanissimi e non hanno mai chiaramente fatto le categorie superiori. Quindi nelle prime immagini, primi chilometri che vanno abbastanza veloci, come possiamo vedere, gruppo assolutamente compatto. Siamo ora passati con le immagini al quinto chilometro di gara, con il gruppo sempre compatto, sono le maglie della Empolese lì davanti, insieme a quelle del team Valdinievole e quelle della Polisportiva Mille Luci, nelle prime però gruppo che prende tutta la sede stradale, non ci sono ovviamente altre cose da dire. E intanto vi dobbiamo ricordare che questo è solo il primo appuntamento stagionale del gruppo sportivo Capannori, che poi ovviamente nel mese di maggio, se non sbaglio, si dovrebbe organizzare poi un'altra manifestazione nel comune di Capannori. Intanto si sta facendo questo leggero strappo e c'è uno scatto in questo momento, si tratta di Gastasini della formazione della Empolese, proveniente dalla ciclistica San Miniato Santa Croce, che prova ad attaccare ad Antonio Cerone della formazione della gruppo sportivo Vianova, che stava cercando di rientrare, gruppo momentaneamente molto allungato, gruppo molto allungato in questo momento sotto l'azione di Gastasini, come abbiamo detto prima. E intanto siamo passati al chilometro di gara 12,
col gruppo sempre compatto sono gli atleti adesso della Fraprimar Marco Forever, che stanno pilotando il plotone che marcia, come detto, sempre compatto. L'Aquiliano Bike Marchisio, formazione ligure, anche loro vengono da fuori, anche loro hanno voluto partecipare. Arriva una formazione lucchese, quella della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella, che sono nelle prime posizioni. In queste prime, di solito la categoria esordiente è quella del primo anno, la prima gara stagionale, è molto difficile da pensare a un attacco, soprattutto in percorsi così, no? Totalmente piatti, però è bello perché è un'incognita, perché molti ci provano veramente. Vedete un altro scatto in testa, proprio la maglia della Quigliano Bike che sta provando ad uscire dal gruppo. Si tratta di Pietro Resca della polisportiva Quigliano Bike Marchisio. Dietro di lui vediamo, andiamo anche a prendere il compagno di squadra, si tratta di Marco Zanchi, attacco in tandem della Quigliano Bike, la formazione ligure che sta uscendo dal plotone. Buon margine, hanno preso una cinquantina di metri appena usciti dal plotone, plotone che però sembra non lasciarli andare. Fortunatamente il tempo ha retto, come possiamo vedere è uscito anche un po' il sole, e siamo al chilometro 17 di gara, gruppo compatto. Si andrà poi al suono della campana quando si passerà sotto il traguardo. Ultimo giro, sono le maglie della Vaiano Bike ora che si fanno vedere davanti. Arriva anche le maglie del team Cesaro, formazione campana, che non ha voluto mancare il primo appuntamento in terra toscana. Famiglia Cesaro legata ovviamente alla Toscana, ed è Montella che sembra provare ad uscire dal plotone, a forzare l'andatura, cerca di uscire con un altro compagno di avventura, però gruppo che è allungatissimo, ma è lì una ventina di metri anche meno il vantaggio del gruppo. Il vantaggio dei due sul gruppo. Ultimo giro, intanto è suonata la campana, è una maglia del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli che era lì davanti. Si tratta di Sebastian Del Carlo, dovrebbe essere lui l'atleta, ed è proprio lui, Sebastian Del Carlo del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, che stava provando ad uscire insieme a Montella. Rintuzzato subito il tentativo. Arrivano davanti le maglie del team Valdinievole, dall'altra parte quelle della Mille Luci. Con le immagini siamo al 22esimo chilometro di gara. Gruppo sempre che compatto, difficilmente, come ho detto prima, anche perché non si è ancora, è la prima gara, si arriva dalla categoria giovanissimi, un altro modo di correre, si arriva nelle categorie più agonistiche, dove c'è anche un po' di agonismo. Davanti anche vediamo che sta salendo Cerone, poi arriva anche, sembra, Di Stefano della Empolese sulla testa del nostro teleschermo. Le maglie anche della polisportiva Mille Luci lì davanti. È Duccio Menici ora che sta facendo l'andatura sul gruppo. Abbiamo detto, abbiamo percorso poco più di 22 km di gara in questo momento, quindi non manca molto al traguardo, contando che i chilometri totali sono 25.200, quindi 3 km alla conclusione. A momenti poi incontreremo anche il triangolo rosso in questo strappo. Forcing in questo momento del corridore del team Valdinievole, Duccio Menici, che dobbiamo dire ha iniziato quest'anno a correre, fratello di Pietro Menici, corridore che già plurivittorioso l'anno scorso con la maglia della Borgonovo, e quest'anno è passato alla corte della formazione guidata da Franco Sarti. A momenti dovremmo vedere anche il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Vediamo sempre lì davanti, è arrivato anche Gastasini, anche le maglie della formazione della Olimpia Valdarnese lì nelle prime posizioni. Vediamo cosa succederà ora in questo momento, perché sarà da vedere, sarà volata, è chiaro che sarà volata, e bisognerà anche capire, è bello la volata degli esordienti del primo anno perché non c'è organizzazione. Sempre arrivano le maglie della Empolese, Gastasini sulla sinistra del nostro schermo, sulla destra c'è un altro compagno di squadra, dovrebbe essere Di Stefano se non sbagliamo, però ora è un'incognita. Occhio ad Antonio Cerone che sale anche lui per un'eventuale volata. Vediamo anche, si stanno organizzando quello che succederà in questa volata imprevista, veramente una volata che ci regalerà il primo vincitore di giornata, il primo vincitore del 2023. Vediamo, prova sempre Menici che tiene alta l'andatura davanti, Duccio Menici che, diciamo, ha fatto gli ultimi 3 km davanti, quindi possiamo dire che ha consumato parecchio, si è voltato 2 o 3 volte. Gastasini lì davanti, le maglie anche della Empolese in questo momento,
Gastasini ora che prende la testa, aumenta l'andatura l'empolese proprio con Gastasini che è davanti a forzare il ritmo, sembrano le maglie del team Coratti in seconda posizione, ricordiamo l'anno scorso vittoriosi con Francesco Arduini in questa categoria, riprende di nuovo forcing da parte di Menici che si volta, grande trainata del corridore del team Valdinievole, arrivano anche le maglie ancora del team Coratti lì nelle prime posizioni. Vediamo ancora forcing, gruppo messo in fila indiana, però è partito probabilmente lungo, Menici sta arrivando ora in questo momento, il corridore del team Cesaro dovrebbe essere Montella che prova a prendere la testa della corsa con Mori in seconda posizione dall'Adriatico, siamo ormai negli ultimi 500 metri, anche meno dall'arrivo, Montella che ha preso già una ventina di metri, potrebbe essere l'azione decisiva, forcing non è stata neanche, possiamo dire, una volata, cartello che indica Monte San Quirico, andiamo a prenderlo con la telecamera fissa, è sempre Montella davanti, Montella, Andrea Montella del team Cesaro rimane davanti e va a prendersi questa vittoria, Andrea Montella del team Cesaro davanti ad Andrea Mori della Donoratico e a Giacomo Di Stefano della Empolese, quarta Andrea Fiacco del team Coratti davanti al compagno Damiano Ferraro, poi Pietro Resca dell'Aquiliano Bike in sesta posizione, Laerte Scappini dell'Empolese in settima, ottavo Duccio Menici del team Valdinievole, nono Gastasini dell'Empolese e decimo Cerefolini del pedale Toscano Ponticino. Questo è il replay, andiamo alle interviste. Siamo con Andrea Montella del team Cesaro, insomma, prima gioia stagionale, prima gara nella categoria esordienti. Avevi già provato l'ultimo giro, poi alla fine questa grandissima volata che ti ha permesso di vincere. È abbastanza bello e soprattutto è anche emozionante. Ecco, un inizio meglio non lo potevi sperare, una dedica speciale per questa vittoria? Allora la dedico a mio padre e a mia mamma che sono restati a casa che non sono potuti venire. Andrea Mori dell'Unione Ciclistica Donoratico, un podio che fa ben sperare in questa nuova categoria, una gara veramente, corsa abbastanza veloce a strappi, poi sembrava che riuscivi a rimontare però è stato troppo forte. Lì ho cercato di rimontare perché sulla curva dello strappetto sono andato contro il muro e sono rischiato di cadere e avendo tutto duro ci ho messo un po' per arrivare in cima però poi in discesa ho recuperato. Ecco, una volata che probabilmente l'ha impostata anche nella rimonta, eri un po' dietro poi ti abbiamo visto uscire all'ultimo. Sì, infatti quando quello che è arrivato primo ha anticipato, io gli ero dietro ma purtroppo ho perso quei 5 metri che poi non li ho più ripresi. Giacomo Di Stefano dell'Unione Ciclistica Empolese, per te questo podio in questa nuova categoria, corsa abbastanza veloce, un po' a strappi, nel finale sei riuscito a cogliere anche questa una volata con il terzo posto. Sì, prima della volata ero un po' imbottigliato, poi sono riuscito a rimontare facendo una bella volata. Ecco, visto questo piazzamento ci viene da pensare che probabilmente la voglia anche per questi percorsi ti possano anche abbastanza piacere. Sì, anche se non mi garbano tanto le salite, però mi garba soprattutto la pianura. Siamo con il sindaco di Lucca, Mario Pardini, insomma, di solito c'è la Coppa CEI, no, come apertura, però da 2 anni, perché questo è il secondo anno, anche la Coppa Torre Guinigi, il gruppo sportivo Capannori, a cui voi comunque avete voluto dare una grande mano. Assolutamente, quando si parla di sport vogliamo essere sempre in prima fila, è una ricorrenza storica la Coppa CEI, ma l'importante era che oggi ci fosse un grande coinvolgimento e l'affluenza di pubblico, anche quello che è qua soltanto per guardare, lo dimostra. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno corso già la prima corsa, che quelli che lo faranno nelle prossime, e ovviamente un ringraziamento agli organizzatori che hanno fatto lavoro anche quest'anno perfetto.